competenze concentreremo maggiore attenzione in quell'area. A Natale più sono altre zone, quindi ci concentriamo e andremo avanti così a progetti straordinari che non hanno niente a che vedere con quello, con i lavori rutinari che la GELAS e il lato ambiente, sotto il controllo dell'assessorato territorio ambiente, fanno già di per sé. È chiaro che questo è tutto concertato con gli assessorati competenti con Peppe Ventura come assessore al territorio ambiente e di volta in volta anche con l'assessore alla pubblica istruzione per il decoro delle scuole, quindi lavoriamo in sintonia vari assessori dell'amministrazione. Quindi finora i risultati, devo dire che anche stamattina nella riunione dobbiamo dare atto che queste persone hanno recepito perfettamente il messaggio, abbiamo fatto una riunione con una serenità disarmante che non, forse neanche ci aspettavamo, almeno io sì perché avevo fatto già le precedenti con quelle della GELAS e del lato ambiente, ma magari per loro era una novità e devo dire che la gente ha capito il messaggio, è entusiasta, ha voglia di lavorare e quindi abbiamo anche l'appoggio delle persone che devono lavorare perché si sentono finalmente riconosciuti il diritto al lavoro, anche se è un lavoro assolutamente precario che non